proprio per testimoniare la sua amicizia con Loppiano, è qui con noi il presidente Matteo Renzi. Buonasera a tutti. Buonasera, molto piacere. Buonasera. Presidente, mi hanno detto che non è la prima volta che viene a trovarci a Loppiano. No, io sono un po' imbarazzato. Sono un po' imbarazzato perché io appartengo a quella nota metropoli di Legnano sull'Arno che Renzo Tatini l'ha detto molto bene, ha vissuto i primi anni del rapporto con Loppiano un po' stupita. Perché noi, voi la state, qui c'è Don Giovanni che lo può confermare, cioè qui state, la state facendo semplice voi. 800 abitanti di 64 nazionalità, oggi c'è la globalizzazione, va tutto bene. Voi immaginate che cosa poteva essere nei primi anni 80 nel cuore del Valdarno fiorentino, e effettivamente, l'ha detto la Giulia prima, l'impressione è: ma che ci fanno lassù? Io però ero avvantaggiato, perché io ricevevo Città Nuova, la parola di vita, avendo la nonna che è ancora bella, viva, vegeta e combatte, come molti di voi sanno, appartenente al movimento, comunque cresciuto quindi al punto, senta un po', poi parliamo di cose non personali, ma insomma, al punto che mia nonna mi diceva: chi va piano va sano e va allo piano. E io litigavo a scuola, perché no, voi dite, voi scherzate, ma sono traumi sapere che non è così. Chi va piano va sano e va lontano. E la nonna diceva: è uguale, è la stessa cosa, andare, vabbè. E allora per me Loppiano è sicuramente un elemento di grande vicinanza personale. Ho visto che i Gen Verde hanno rottamato rispetto a prima, hanno cambiato, hanno fatto un restyling pazzesco. Ai tempi miei non era così. Io mettevo le cassette dei Gen Rosso in macchina, ora probabilmente siamo... Però, ecco, sono strade, la sapevo anch'io, quelle nuove no. Però sono qui anche come amministratore e poi come adesso nel nuovo ruolo, ricordando questi anni, ricordando il lavoro di tanti amministratori di Incisa, ricordo la grande soddisfazione dell'allora sindaco Manuele Uzzi che diceva: Chiara è stata prima cittadina onoraria di Incisa e poi di Firenze. Lo diceva sempre, era due ore prima perché fu lo stesso weekend, però era un elemento di grande soddisfazione per gli incisani. E ricordo che anche il lavoro che è stato fatto in questi anni qua, penso alla chiesa, all'auditorium. Poi mi colpì molto quando il presidente del consiglio, l'allora presidente del consiglio, che era Romano Prodi, che è un grande amico del movimento, venne a inaugurare il Polo Lionello. Era l'inaugurazione, vero? Era il 2006. E oggi pensare che i 50 anni sono a portarvi il saluto del governo mi porta a dire che devo smettere di fare i racconti di vita personale e portarvi davvero dal profondo del cuore la stima, l'amicizia e la vicinanza di tutte le istituzioni italiane. Ci sono almeno tre argomenti che potrebbero essere affrontati in un lungo discorso di circa 7 ore e 42 minuti che vi risparmio, che ho preparato e che consegno scritto, ma che è fondamentale. Il primo, all'Oppiano, il tema dell'unità, l'unità come grande scelta politica con la P maiuscola, l'unità come grande sfida nel nostro tempo. Pensate a quello che sta accadendo in Europa, le divisioni, pensate a ciò che accade in alcuni paesi che fanno i referendum per dividersi, pensate a cosa accade in tanta parte del mondo con i conflitti e con la nascita di stati, penso al califfato, allo Stato Islamico, penso ai problemi tra Russia e Ucraina, penso a quello che accade in Libia, penso a quello che accade in Iraq, l'unità come grande intuizione politica con la P maiuscola. Sarebbe un tema su cui sarebbe affascinante discutere e confrontarsi. Il secondo, molto importante secondo me per il nostro paese in questo momento, un nuovo modello economico, lo diceva Rosi, il presidente di Banca Etruria prima, è tanta parte della scommessa dell'economia di comunione al Polo Lionello, ma è anche un modello e un paradigma del nostro tempo. Noi stiamo a discutere oggi del trattamento di fine rapporto, qualcuno lo vuole mensile, qualcuno lo vuole alla fine, stiamo discutendo, c'è il problema delle piccole e medie imprese, tutte questioni vere, molto serie, molto importanti, però forse c'è bisogno di riflettere su come questa crisi abbia cambiato il sistema
occupazionale e il modello economico, e come quindi ci sia bisogno anche di dare delle risposte concrete, immediate, puntuali, come quelle che ogni governo deve dare, e però avere un percorso per il futuro. E il terzo e ultimo punto, mi ha molto colpito, professor Amaldi, dal CERN di Ginevra, che è uno dei luoghi più importanti del mondo, uno dei luoghi più importanti d'Europa, il luogo massimo di ricerca e di innovazione in Europa, quello che lui ha detto a proposito di Loppiano. Ha parlato di città della fiducia, e noi siamo in un momento in cui la fiducia è venuta meno. È venuta meno la fiducia innanzitutto spesso nelle nostre relazioni interpersonali, ma poi soprattutto la fiducia nel futuro. Pensate che l'Italia è il paese dove, nonostante la crisi, è più alto il numero di persone che mette da parte dei risparmi, che è un fatto naturalmente mica negativo, è un fatto che dà il senso della positività del risparmio in Italia. Però perché questo accade? Perché la gente vuole risparmiare? A mio giudizio perché la gente ha perso la fiducia nel futuro. Allora mi piace pensare che Loppiano sia sicuramente per me un luogo dove torno a casa, un luogo dove riscopri la verità di quello che sei, ma anche un luogo, come diceva il professore, in cui si vive, si semina e si costruisce la fiducia. Una delle, poi finisco, se no mi addormento, ma una delle cose che più colpiva i rignanesi d'inizio anni Ottanta era, e non soltanto i rignanesi, ma che ci avranno da ridere? Ridono sempre. Ed è un elemento che mica... stanno male, perché sorridono sempre? Che è successo? E invece io credo che quel sorriso sia qualcosa di più di un atteggiamento mimico, di un atteggiamento facciale. Quel sorriso è la consapevolezza che tra cielo e terra il futuro è un qualcosa da costruire insieme, ed è un qualcosa da costruire dandoci fiducia e cercando di costruire umanità. Per me Loppiano è questa. A nome del governo sono felice di augurarvi buon compleanno, e non dico 50 di questi anni perché sarebbero davvero pochi. In bocca al lupo. Grazie, grazie, grazie mille.